Signor Ministro della Difesa, signori sottosegretari, signor Capo di Stato Maggiore della Difesa, rappresentanti del Consiglio, donne e uomini dell'Aeronautica Militare. In questo importante momento della mia vita, di cui mi accingo ad assumere la responsabilità di Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, sento profondamente il grande onore e privilegio che mi viene concesso, mentre nel mio animo si interrogano emozioni forti ed una miriade di intensi sentimenti. Sono innanzitutto sensi di profonda lealtà, rispetto e gratitudine nei confronti del signor Presidente della Repubblica, Comandante Supremo della Forza Armata, a cui rivolgo il mio deferente ossequio per tutto ciò che gli rappresenta. Ed è con pari forza di gratitudine che mi rivolgo all'autorità di governo per aver potuto accordarmi la loro fiducia e conferirmi questo alto incarico. Il mio più sentito ringraziamento al Ministro della Difesa, senatrice Roberta Minotti, per la fiducia e l'apprezzamento di cui mi ha sempre onorato, per la sua vicinanza in un momento così importante per la mia vita ufficiale. Parimenti un caloroso ringraziamento desidero rivolgere al generale Graziani per avermi concesso la sua fiducia e il supporto e i preziosi consigli, oltre alla possibilità di affiancarlo nelle decisioni di questo entusiasmante periodo trascorso presso lo Stato Maggiore della Difesa. Grazie Claudio, grazie Comandante. Sono poi di tanti anni di autentica emozione quelli con cui porto il mio riverente omaggio alla bandiera di guerra dell'Aeronautica Militare, ai valori che essa esprime, ai nostri caduti, a quanti sono rimasti feriti nell'assolvimento del dovere, alla dignitosa sofferenza dei loro familiari che si è avuto con grande ammirazione e rispetto. Ed è con sentimenti di sincera riconoscenza e gratitudine che mi rivolgo ai nostri aviatori, donne e uomini che anche in questo momento sono impegnati in operazioni presso i nostri storti e reparti, sia in patria sia all'estero. Essi contribuiscono a garantire la pace, la stabilità, la sicurezza nazionale ed internazionale, concorrendo al prestigio dell'Italia e all'affermazione di quei valori e principi su cui si fondano le nostre forze armate di tutela della nostra nazione. Ringrazio altresì tutti i miei predecessori per l'ispirazione dei valori che mi hanno sempre trasmesso e grato per loro appassionato e del condizionato supporto. Abbraccio uno ad uno i miei cari colleghi d'Accademia del Corso Rosso II. Saluto inoltre con sincero apprezzamento del loro lavoro le rappresentanze militari e sindacali, certo di poter contare sulla tradizionale e proficua collaborazione. Rivolgo infine il mio profondo ringraziamento al generale Preziosi, che lascia il servizio attivo dopo una lunga e esaltante carriera durante la quale non ha mai disegnato energia, passione e determinazione. Penso, sinceramente, che gli straordinari risultati che avevano conseguito questo suo periodo di comando hanno raggiunto la vicinanza e la fretta dell'Italia verso i suoi elettori, nonché la considerazione, l'approvazione e la stima della comunità internazionale. Grazie Pasquale, grazie Comandante, grazie Sabato e tutti noi. Mi sia consentito ora di rivolgermi più direttamente ad ognuno dei 41.284 militari e 4.117 civili che oggi costituiscono l'Aeronautica Militare. Dopo 93 anni di storia, di sfide difficili e di prove faticose, ma anche di dimostrazioni esaltanti, ben conoscendo la determinazione, il carattere, le profonde motivazioni, i valori e gli autentici ideali di tutti voi, donne e uomini dell'Aeronautica, nonostante la complessità di questo momento, guardando voi io nutro grande ottimismo. Guardando tutti voi io altro non vedo se non un percorso ancora più edificante per ciascuno di noi ed un promettente e luminoso futuro per tutta la nostra amata Aeronautica. Sono incoraggiato in questo mio profondo convincimento dal riconoscere nell'operato di ogni giorno la vostra peculiare e preziosa professionalità, la vostra dedizione e lo spirito di
partire proprio da coloro che ricoprono gli incarichi di maggiore responsabilità. Ed è all'idea di una compagine realmente compatta che voglio dedicare tutte le mie energie, con un'azione di comando quanto più partecipativa ed inclusiva, ad iniziare dai colleghi miei più anziani che hanno responsabilità di comando, estesa anche a coloro che operano fuori dalla forza armata, fino ad includere ogni idea che potrà venire da tutti coloro che vorranno armarsi della buona volontà per fare concreto. Vorrei poterne valere dell'esperienza e della partecipazione attiva di tutti, convinto di realizzare così un ambiente caratterizzato da sempre maggiore serenità, armonia, solidarietà e la dinamica di difesa. Tutto ciò al solo fine di assicurare alla squadra campana le migliori condizioni per esprimere al meglio il proprio potenziale, per consentire ad ognuno di trovare piena soddisfazione nel proprio lavoro e il giusto riconoscimento del proprio merito, del proprio valore e pieno rispetto delle regole. Una solida squadra di donne e uomini di assoluto valore che possono uniformare ed identificare il proprio stile di vita nel servire lo Stato prima di se stessi, valorizzando in ogni attività il senso di utilità al Paese, desideroso di rappresentare riferimento e motivo di orgoglio per ogni cittadino italiano. La difesa dello spazio aereo nazionale, insieme alla sicurezza dei nostri concittadini, rimarrà il cardine della nostra attività, unitamente all'ineludibile esigenza di dare continuità alle operazioni in atto e senza far mai mancare il necessario sostegno morale e materiale al personale che da tempo sta lavorando insieme alle altre forze armate fuori dai confini dello Stato. Parallelamente diverrà fondamentale procedere con solidezza alla revisione ordinativa e strutturale della forza armata secondo le linee tracciate per il libro bianco, tesa al raggiungimento di uno strumento militare sempre più integrato ed efficiente. Quanto sta avvenendo nel mondo toglie di fatto ogni anno, anche più scettici, sulla necessità di superare le compartimentazioni tra aree di competenza per cercare risposte unitarie, efficaci e durature ai problemi. In tale processo l'aeronautica ben conscia della necessità di pervenire ad un livello di difesa equilibrato e sostenibile, farà la sua parte e si vorrà come vitale ed energica componente che pur mantenendo forte la propria specificità e competenza, ricercherà la massima collaborazione e cooperazione e muoverà decisamente verso una sempre maggiore integrazione delle forze. L'aeronautica del domani, continuando ad operare sulla scia per più tracciata, non potrà che essere una squadra ancora più operativa, agile e dinamica, equilibrata dalle quantità, ma qualitativamente capace di esprimere l'intero arco delle operazioni aeree e di inserirsi rapidamente con le altre forze armate nei sistemi di difesa e sicurezza internazionale. Per queste ragioni non potrà che essere dotata di mezzi altamente tecnologici allo stato dell'arte, in grado di generare di riflesso attraverso i processi di innovazione tecnologica che caratterizzano il futuro della nostra struttura aerospaziale le condizioni per un significativo contributo al progresso e alla crescita del Paese e della sua economia. Il Paese ha bisogno di uno sforzo morale e di questo quadro forza armata e aeronautica militare non fa eccezione a nulla. Per questo, in una fase storica in continuo cambiamento e con dinamiche evolutive che spesso sorprendono perfino gli esperti, anche il sistema militare ha bisogno, oggi più che mai, di operare in modo multidisciplinare, continuando ad aprirsi al dialogo e all'interazione con le forze sane e attive della nazione. L'aeronautica, quindi, continuerà ad essere sempre più efficacemente integrata nel sistema Italia, capace di ben assolvere i propri compiti e di adempiere al mandato legislativo, alle direttive governative, con responsabile e consapevole partecipazione nel conseguire tutti gli obiettivi nazionali. Si tratta, ne sono ben consapevole, di obiettivi impegnativi e ambiziosi, ma che riusciremo a cogliere perché vorremmo fare affidamento su partecipe consenso, sulla ferma applicazione di ognuno di noi, militare o civile,
qualsiasi grado di livello di alto e specialità. Per quanto mi riguarda, ed è un impegno solenne che assumo di fronte alla bambina di quello della comunità militare, ad ognuno degli uomini e delle donne della forza umana sarà rivolta la mia scrupolosa attenzione per esaltarmi la dignità personale, il senso dell'onore e la fierezza di appartenenza, per assicurare loro gli strumenti di ogni e sostituimento dei compiti e per migliorare la qualità della vita, attenuando per quanto sarà possibile quei disagi che la nostra professione medica di medica comporta. E mi accingo a concludere rivolgendomi a tutti voi e alle vostre famiglie che condividono con noi ogni giorno con genuina passione le gioie, i sacrifici e gli ideali del nostro peculiare impegno. A tutti giunga il mio più sincero e affettuoso augurio affinché possiate trarre la più bella soddisfazione e piena gratificazione del vostro lavoro e possiate vedere realizzata la vostra legittima aspirazione nel servire il prestito esclusivo e supremo del Paese. La Madonna Lauretana, unica di nostro luogo, viva l'aeronautica militare delle forze armate, affinché sappiano sempre essere capaci, insieme, di rafforzare la considerazione, il prestigio e il rispetto per la nostra amata patria. Viva l'Italia!